Buonasera a tutti e bentornati a questo ulteriore appuntamento con il Club Lindau, che in realtà sarà anche l'ultimo prima dell'estate. Questa sera abbiamo il piacere di presentarvi questo giovane filosofo finlandese, Frank Martela, di cui abbiamo l'onore di pubblicare il suo libro Una vita meravigliosa, come vivere un'esistenza ricca di significato. Allora, prima di tutto vorrei appunto introdurre un po' presentarvi un po' l'autore. Come dicevo, appunto, si tratta di un giovane filosofo che lavora attualmente a fare ricerca presso l'Università Aalto di Helsinki, è un filosofo che ha dedicato gran parte della propria ricerca e del proprio lavoro al problema del significato, ovviamente inteso come significato della vita. Quindi, qual è il significato della nostra esistenza? Questo ovviamente è un grande problema filosofico, forse il più grande, no, dei problemi filosofici, e Frank Martela, appunto, ha dedicato gran parte della propria ricerca a questo problema, avendo come punti di riferimento, quindi guardando da un lato alla filosofia continentale europea, però anche molto alla filosofia, direi, più tradizione anglosassone, analitica, che è molto attenta alla ricerca anche empirica e quindi a suffragare, no, le proprie tesi con l'esperimento, quindi con la ricerca empirica sul campo. E difatti c'è anche molta psicologia, molti esperimenti sociologici e psicologici nella sua ricerca sul senso della vita. Quindi è una ricerca che si colloca a metà strada tra la filosofia, propriamente detta, e anche però la psicologia e la sociologia. Questo libro ha il pregio, secondo noi, di introdurre di spiegare un tema complesso, quale appunto quello del senso della vita. Quindi una ricerca complessa su un problema complesso, in un linguaggio però anche molto, molto accessibile a tutti, anche coloro che magari non possiedono un vocabolario filosofico. E quindi, tra l'altro, noi come DAO ci siamo molto dedicati a questo problema. Abbiamo pubblicato un bel libro intervista di Viktor Frankl sul tema del senso della vita. E torniamo adesso appunto con questo libro di Frank Martela, che ci introduce insomma, un po' la sua ricerca sul senso della vita, e ci fa capire, insomma, in cosa consiste, no? Soprattutto per l'uomo moderno, per il contemporaneo, il problema del senso della vita. Quindi io inizierei così a chiedere, così per iniziare la nostra conversazione, a Frank Martela, ecco, vorrei fare questa prima domanda. Innanzitutto, direi, sappiamo tutti che il senso della vita, ecco, il problema del senso della vita è diventato particolarmente urgente, soprattutto nella modernità, no? Quindi a partire dall'Ottocento, soprattutto adesso, no? Nel mondo contemporaneo, perché sono venuti meno, sono crollati con la rivoluzione scientifica, no? Quindi con la visione scientifica del mondo, con la secolarizzazione, ecco, sono crollati tutti quei grandi impianti metafisico-religiosi che davano, come, il senso della vita, no? Che fornivano un senso della vita all'uomo del passato, all'uomo antico, all'uomo medievale. Adesso l'uomo moderno, poi quindi contemporaneo, non ha più
questa garanzia, no, che gli veniva data dalla religione. E però la domanda sul senso della vita continua ad esistere, no? Nel senso che questo bisogno, no, di senso della vita, ecco, è ancora sempre molto, molto, molto urgente, molto sentito, molto vivo. Ecco, allora chiederei appunto a Frank Martella di iniziare così, di dirci per quale motivo la ricerca di senso è così, così centrale, no? Così essenziale per l'essere umano. So, I would like to ask to Frank. I just said that because of the process, I mean, I presented you and introduced you. And introduce your research and what you do with at the university. I mean, all your research about the sense of meaning. And I said that for you, the sense of life, the meaning of life, is a very central aspect of your research. So you have dedicated a lot of your time and a lot of your resources to study it. And in your book, what you do is really explain a very important and also a very difficult matter in a language very accessible to everybody, even for those who don't have a proper philosophical language, philosophical vocabulary. And then also that you look at the European philosophy and great philosophers of the European tradition. But at the same time, you look at the more analytical tradition and you look at psychology and sociology. And so your research is very complex, very rich, because it puts together a lot of different things and different disciplines. What I'd like to ask in order to start our conversation is, So we all know that right now meaning is not, I mean, the way we relate to meaning is very different from the past, because in the past there were religion, there were the great metaphysical systems in which people believed. And then with the process of secularization and with the process of science, I mean, the scientific progress and the creation, I mean, and the establishment of a scientific worldview, we cannot really see a meaning in the cosmic order and in what surrounds us. But at the same time, the problem of meaning, I mean, the need for a meaningful life is still very strong. Why is it so important for people, for human beings, to experience meaning, to have a meaning in their lives? Yeah, I think it has quite much to do with our basic human nature. That I think one of the key things that separates human beings from animals is that we have this like capacity to kind of step outside of our immediate life and reflect on it and question our choices as regards what we do in life. So if you think about if you think about happiness, that's something that, you know, when we look at that, like at a dog, sometimes the dog seems to be like wagging its tail and, you know, having and seeming very happy. Some other time it has a tail like between the legs and looks very sad. So in a way, it seems that like dogs can also be happy or sad, but dogs don't really stop in the middle of their action to ask, what is the meaning of this? What is the point of this? So this like capacity for like reflexivity to stop our actions and ask these questions about justification and value, what makes this action valuable or what makes this action justified. This is where kind of like the search for meaning originates, because we can ask these questions as regard like specific actions. When I do a certain, if I do a certain work or something like that, I can start questioning, is it valuable? Is it worth doing? And then that, if I generalize that to the whole life, then I get to the question of meaning in life. Is my life worth living? Does my life have value as such? And through this reflective capacity, we arrive at the question of meaning.
And it seems something that it's very important for human beings to feel that their life is valuable and worth living, of course, because there, it has been like associated with better mental health, and lack of meaning in turn is like often associated with many like depression and even like suicidal thoughts. So in that sense, we seem to be requiring to have this some kind of sense of meaning in our life. Bene, I translate. Allora sì, diciamo che la nostra, una degli aspetti chiave più essenziali che ci distingue dagli animali è proprio questa capacità di porci al di fuori della nostra esperienza diretta, immediata, istintiva e riflettere su di essa. Appartiene proprio alla natura umana questa caratteristica di valutare l'esperienza e quindi di cercare un senso in quello che si fa e in quello che avviene in noi e attorno a noi. Frank ha fatto appunto l'esempio di un cane che può sentirsi felice o infelice usando impropriamente questi aggettivi, perché chiaramente non è proprio questo il caso, non si può parlare di felicità o infelicità, però può essere più o meno, diciamo, avere sensazioni positive in sé, ma non è in grado di fermarsi durante questa esperienza di sensazioni positive e interrogarsi sul significato di questa esperienza, sul valore che ha, ovvero perché questa esperienza è positiva, perché lui prova queste sensazioni. E quindi questa capacità di valutare attraverso la riflessione, che è appunto la nostra caratteristica distintiva in quanto animali razionali, è quella appunto di valutare e quindi giustificare, trovare un senso, in questo senso una giustificazione alle nostre azioni, alle azioni che compiamo. E da qui, dall'interrogativo che ci poniamo sulla singola azione, anche su un'azione particolare, quotidiana, possiamo poi, come dire, estendere, allargare il nostro sguardo e interrogarci sul senso generale della nostra esistenza. E, per questo motivo gli esseri umani l'hanno proprio connaturato nella loro essenza, nel loro essere, questo interrogarsi sul senso della loro vita e saper rispondere a questa domanda ha evidentemente degli effetti benefici anche sulla nostra salute fisica e mentale, diciamo psicofisica, perché una mancanza di risposta a questa domanda o comunque una risposta insoddisfacente può invece comportare conseguenze negative a livello psicologico, che sono anche tendenze depressive o in casi estremi anche tendenze suicide o comunque pensieri al suicidio, perché appunto facciamo esperienza della mancanza di senso che avvertiamo nella nostra vita e quindi non ci sembra più avere valore e avere una giustificazione. Beh, a questo punto vorrei porre io una domanda. Vorrei concentrarmi su una distinzione, direi, fondamentale che Frank fa nel suo libro, e che è quella tra senso della vita e senso nella vita. Questa distinzione può sembrare apparentemente un po' strana, perché noi siamo abituati da sempre a sentir parlare di senso della vita. La vita possiede un senso. Ma in realtà Frank propone piuttosto una ricerca del senso nella vita. Quindi gli vorrei chiedere qual è la differenza tra queste due nozioni, e quale dei due sensi, per così dire, quello della o quello nella, dovremmo invece impegnarci a ricercare. So I would like to ask you another question. One of the main ideas in your book is the crucial distinction that you make between the meaning of life and the meaning in life. This last notion, I mean the meaning in life, may sound a little bit weird, because we are much more used to talking about and thinking about the meaning of life, as though life had stable, constant, perhaps universal meaning. And I would like to tell us about the difference between the meaning of life and the meaning in life, and which one between the two we should discover. We should struggle to seek. Yes, that's a good question, and one of the kind of like central points of the book is to make this distinction between these two questions. So, meaning of life is as you said more about this kind of like this universal
universal, like external meaning applied to life as such or to human life as such. So something that is given to our life from above or from like around us, ourselves. So something assigns certain meaning to our life in the same way that we assign certain meaning to certain tools, for example. If I build some tool, I build it for a certain purpose. In the same sense, one might think that, you know, when if that human beings have been created for a certain purpose, and that is then like the meaning of life is to fulfill that purpose. And that's kind of the question that was, or the kind of meaning which was challenged by the scientific worldview and by the secularism, because suddenly the science was kind of like arguing that perhaps there isn't any meaning to human life as such, that human life might be just a product of evolution and so forth, and we are just living on this small planet next to this tiny star among millions and billions of other stars. But then the other question is this question about meaning in life, which is more personal question and more question about my own experience as regards my life. How am I experiencing my life and whether I find the sense of meaning within it? So if the first question is more kind of like metaphysical and perhaps like religious question, the second question is more a psychological question about my own experience, how I experience my life. And I'm kind of argue that this second question is actually the more important question. So we can argue about the metaphysical question and we might find a good answer to that, or then we might not find a good answer to that. But the second question is something which is more like kind of relevant to our life, because that's something that our life is and our choices are all the time answering to, whether we are aware of it or not, because we always choose to make a choice which is giving us more meaning and give something more valuable to us. So in a sense, kind of like I'm arguing that instead of like arguing about the meaning of life, we should be more concerned about meaning in life and trying to figure out ways of experiencing more meaning in life in our own life. Ok, allora, in realtà sì, questa distinzione tra il senso della vita e il senso nella vita è proprio una distinzione centrale, un punto centrale nel libro. Perché effettivamente, da una parte, il senso della vita ha a che vedere con una dimensione più universale, no? questo senso universale, questa dimensione esterna, per cui di un senso che viene dato alla nostra vita, però dall'esterno, no? Quindi esternamente o addirittura dal di sopra. E in un certo senso c'è anche un po' l'analogia della nostra vita con il senso della vita, della nostra vita, con invece il senso che possiamo dare ad un attrezzo, no? ad un arnese. Per cui noi, per comprendere appunto cos'è il senso della vita, potremmo fare questa analogia con l'assegnare un senso, dire una funzione, ad un attrezzo che utilizziamo in vista dello scopo per cui lo stiamo utilizzando, no? Quindi anche la vita dell'essere umano avrebbe un senso assegnato da qualcosa, da qualcuno dall'esterno, in vista insomma della sua funzione, del suo scopo all'interno di qualcosa di più vasto. Però poi la scienza, no? La rivoluzione scientifica, la teoria dell'evoluzione, quello che sappiamo dell'universo, ci hanno fatto capire insomma che la vita è qualcosa di diverso, no? di molto contingente, accidentale, non c'è poi nulla dell'universo. Allora tutto questo impianto insomma è venuto meno. E quindi si è aumentato il dubbio e la incertezza, no? su questo senso della vita. Ma in realtà invece il senso nella vita ha a che fare con la mia esperienza, con l'esperienza che ho io, no? del mio vivere, no? della mia vita. Quindi è un'esperienza che faccio dall'interno, un'esperienza interiore. Quindi cambia proprio
il punto di vista. Se da un lato appunto abbiamo qualcosa di più metafisico, che appunto come sappiamo è probabilmente destinato a rimanere così senza una risposta, no? Perché appunto è qualcosa di metafisico, dall'altro invece il senso nella vita è qualcosa di prettamente psicologico, no? Perché ha a che vedere con me, con la mia vita, no? Con la mia psicologia, e, ed è molto più importante secondo Frank, perché appunto è quello che insomma, ci permette di concentrarci su tutte quelle, su quelle scelte, no? Che noi compiamo nella vita e che rendono la, la vita ricca di significato, no? Quindi quelle scelte che dalle quali scaturiscono le esperienze che per noi sono più personalmente più significative. Allora, detto questo, vorrei quindi continuare con appunto nel solco di quello che abbiamo appena detto, e nel libro, ecco, quando appunto Frank introduce questa differenza tra senso della vita e senso nella vita, e ci dice che dobbiamo concentrarci, no? Quindi guardare al senso nella vita, e quindi introduce anche tutta questa parte più prettamente psicologica, no? Che ha a che vedere con quello che noi siamo, e a un certo punto parla anche di certi bisogni, no? Certi bisogni psicologici primari, quindi non ci sono soltanto i bisogni fisici, no? Fisiologici, che ci accomunano agli animali, ma ci sono anche questi bisogni psicologici primari, basici, dalla soddisfazione dei quali dipende poi appunto la possibilità di avere una vita ricca di significato. E quindi vorrei appunto che Frank adesso ci parlasse un po' di questi bisogni. So, Frank, regarding the, I mean, we have established that what we should do is not looking at the meaning of life, but looking at the meaning in life. And so we really should focus on the psychological aspect of meaning, so the meaning as we experience it in our lives. But at this point, you introduce something very important in your book, because you talk about those psychological fundamental, psychological basic needs that we have, and that maybe it is what really distinguishes us from the animals, because we have something in common with the animals, kind of physiological and physical needs, but what makes us human are these psychological, fundamental psychological needs. So would you like to talk about these needs, psychological needs, and especially how are they related to our possibility of having a meaningful life? Yes. When trying to figure out what are then the things that make our life feel meaningful, so when we try to answer this question of meaning in life, then we can of course like find certain, like each of us has like our own particular life story, and because of that certain things are meaningful to us, which might not be meaningful to other people. But then I can argue that there's certain things that seem to be meaningful to most of us, and that's because they are building upon these basic psychological needs that we all human beings share. And these are kind of like the kind of, of course, humans have these physical needs, but then we have also these higher psychological needs. And it seems that the satisfaction of these needs is usually what brings quite much the sense of meaningfulness to our life. And so these four needs are like, two of them are more related to other people, and two of them are more related to ourselves. So one of them is about this sense of relatedness. So having these high quality relationships in one's life. So quite often when people are asked what makes your life meaningful, then they start to talk about, you know, their family or their good friends and spending time with them. So that seems to be something which is quite universally seen as one of the key sources of meaning for human beings. So humans are social animals, so we need the connection with the other people in order to experience our own life as meaningful. At the same time, another way of like
having the sense of meaningfulness through contribution and being able to make a positive impact in the life of other people. So me somehow feeling that, hey, my actions have somehow made somebody else's life better. These are also usually quite meaningful moments when we realize this. And something also which research shows is quite strongly associated with a sense of meaningfulness. So these two are more about like connecting with other people, but then there's also like this meaningfulness is not only about that, but also about connecting with oneself. So there's also this sense of autonomy, this sense of being able to make life choices that where I'm able to pursue my own interest and my own things that I find valuable, being kind of like the author of my own life. This is also very important for our sense of meaning. And then the fourth need is about this sense of competence and sense of being able to mastery, being able to kind of like accomplish things in life, feeling that there's things that I'm good at, things that I can master and where I can like demonstrate my talent and demonstrate my skills. These moments when we are able to do that, when we find some activities where I feel that, hey, this is something I'm performing really well, these are also sources of meaning for us. So that's kind of like the answer that I offer in the book about what key things we should be looking for if we want to look for more meaning in life. So connecting with other people through this relatedness and through this contribution, and connecting with ourselves through this sense of autonomy and sense of competence. I translate. Sì, allora, nella sua ricerca, che Frank ha compiuto appunto al fine di capire che cosa rende la nostra vita particolarmente significativa, chiaramente si è reso conto che ognuno di noi conduce la propria esistenza personale individuale e ci sono cose che predilige, ovviamente gusti, preferenze, inclinazioni che rendono la sua vita singola più significativa. Ma anche basandosi su molte ricerche psicologiche che si conducono da tempo, si è reso conto che ci sono alcune cose che sono significative per la stragrande maggioranza degli esseri umani, probabilmente per tutti. E questi sono appunto i quattro bisogni psicologici fondamentali. Di questi quattro bisogni, Frank li suddivide in due categorie. La prima che è più rivolta agli altri, e riguarda più bisogni che appunto hanno a che fare con gli altri, con la dimensione sociale, e due che hanno più a che fare con noi stessi. I primi due che hanno a che fare con gli altri sono appunto innanzitutto semplicemente le relazioni, avere relazioni con gli altri, condurre una vita sociale, dal nucleo fondamentale della famiglia fino a quello più allargato degli amici. Spesso quando le persone vengono intervistate su cosa sia veramente significativo nella loro esistenza, rispondono questo: la famiglia, gli amici, le relazioni più intime che appunto danno significato, riempiono di senso la loro vita. Ma non solo, il secondo bisogno psicologico fondamentale, oltre alle relazioni, è quello di riuscire a dare un contributo alla vita altrui. Quindi quello di avere un impatto positivo sulla vita degli altri. Rendersi conto ed essere consapevoli che quello che facciamo, le nostre azioni, la nostra presenza, le nostre parole, possono essere d'aiuto agli altri, migliorano la vita degli altri. Quindi questo è il secondo aspetto, il dare un contributo. Per quanto riguarda la seconda categoria, che è appunto è più inerente all'individuo, alla sua interiorità, ci sono questi altri due bisogni psicologici fondamentali. Quanto nei primi due era importante essere connessi con gli altri, tanto in questi due è importante essere connessi con se stessi, cioè in primo luogo attraverso il senso di autonomia, cioè essere in qualche modo autori della propria vita, essere responsabili delle proprie scelte, fatte appunto in autonomia, in libertà, e sentire e conquistarsi, diciamo, nel corso della propria vita, questa indipendenza, questa autonomia. Il quarto bisogno fondamentale, che è quello sempre rivolto a se stessi, è quello della competenza. Competenza significa saper dimostrare le proprie capacità, essere bravi in qualcosa, in qualche ambito, e non solo saperlo, ma dimostrarlo, farlo vedere, e quindi dimostrare a se stessi e agli altri che si è bravi a fare certe cose, che si hanno delle capacità in qualsiasi settore, e che questo dà ovviamente soddisfazione. E questo è il quarto modo con cui noi esseri umani rispondiamo appunto a questo bisogno fondamentale di senso nella nostra esistenza. Ok?
This time I would like to ask you about the concept of happiness, which has obviously a significant role in your book. I would like to know what's the place of happiness in our search for meaning today in the contemporary Western world. You know, we hear all the time, everywhere around us, that we should be happy, that we can be happier, perhaps by buying this particular gadget or this stuff that we think that we need. All those messages that saying that happiness is our right. We have a right to happiness, and we should struggle to achieve it. And sometimes this means that we have to struggle against the others to achieve our personal individual happiness. Therefore, one should be tempted to think that happiness is something that is always right to pursue. So I would like to know, isn't it a good goal, if not the best goal for our lives? Yes, I think that in the end, pursuing happiness too much can actually be even counterproductive for achieving happiness in life. So in a way, it's good to be like aware of one's own happiness, good to like think to a degree whether certain choices make me happy or not. But I think this modern obsession with happiness and the idea that everybody has a right to be happy, or everybody ought to be happy all the time, that can actually be harmful for us as individuals and for us as a society. Because of course, like nobody is actually happy all the time. You know, things happen in life which are sad or tragic. And in these situations, it's like, it's more healthy just feel the negative emotions that one is feeling instead of trying to suppress them or like trying to not feel them. And at the same time, you know, there's research that shows that, you know, those people who are most obsessed with happiness are actually like less happy than people who are less obsessed with it. Because it's also that, you know, if you're all the time contemplating what makes me happier, or how should I maximize my happiness, it's very hard to be like satisfied with anything in life. Whatever you have in life, you're all the time thinking that how can I get more? And actually this striving for something more makes you unhappy with what you have already in life. So in that sense, I'm kind of like arguing that happiness is something that we might be care about, but it's quite often better achieved like indirectly rather than directly. So when we concentrate on this basic psychological needs that I was talking about, the sense of autonomy and competence, when we concentrate on close relationships and when we concentrate on contributing towards other people, these are the things that tend to make us happy, but without us having to kind of like pursue happiness directly. So by thinking less about happiness and thinking more about how to connect with other people and how to contribute, we can actually in the long term be much happier than by trying to pursue the happiness too much as such. Allora, scusa, mi sono dimenticato di fare la domanda prima in italiano. Ma non importa. Scusate, ma la puoi fare tu, se no la ripeto io. Sì, la faccio io. Ecco. Allora, Federico ha chiesto a Frank riguardo alla felicità, perché appunto nella ricerca del senso, del significato della vita, ecco, che posto ha la felicità? E soprattutto, se guardiamo quello che è diventata la felicità oggi, no? Che è quasi una ricerca ossessiva della felicità, per cui c'è questo imperativo categorico che ci obbliga quasi ad essere felici, e a tutto questo poi ovviamente corrisponde tutta una serie di messaggi e di condizionamenti che ci arrivano dalla società, dal mercato, che in qualche modo vuole che siamo felici e ci vende i suoi prodotti, perché soltanto quei prodotti ci rendono felici, eccetera, eccetera. Ecco, nel contesto della ricerca di autentica del senso della vita, ecco, che posto ha la felicità e come si configura questa ossessione appunto moderna riguardo al raggiungimento della felicità? Frank appunto rispondeva che cercare troppo la felicità
può essere controproducente. Questa moderna ossessione nei confronti della felicità, per cui bisogna essere a tutti i costi felici, può in realtà danneggiare molto, tanto gli individui quanto la società in generale, perché se consideriamo bene la situazione degli esseri umani in generale, scopriamo che poi nessuno può essere sempre felice, no? Quindi non si svolgerà mai in modo stabile la felicità. E questo appunto, l'impossibilità di essere sempre felici, poi si rischia di essere infelici perché ci sarà sempre e comunque un certo grado di insoddisfazione. E quindi in molti casi invece, dal momento che la sofferenza fa parte dell'esperienza umana, per cui non possiamo solo essere felici, ma spesso soffriamo, allora è molto meglio, è molto più, ecco, più sì, è molto meglio per gli individui, per le persone, ecco, vivere con la propria sofferenza, accettare, sentire, fare esperienza della sofferenza, piuttosto che appunto metterla da parte e cacciarla come se non esistesse, appunto nella pretesa di voler sempre essere felice. Quindi appunto più uno cerca la felicità, no? Quindi più se la impone come obiettivo primario, e più rischia, tende a essere insoddisfatto, perché gli sfuggirà sempre come obiettivo. E invece una cosa molto interessante è che la felicità può essere raggiunta, ma può essere raggiunta come conseguenza, come effetto quasi collaterale invece di prendersi cura, e quindi di focalizzarsi e di cercare di prendersi cura di quei bisogni psicologici fondamentali di cui appunto si è detto in precedenza, quindi appunto l'essere solidali e prendersi cura degli altri, ma appunto anche realizzare se stessi, fare un qualcosa di significativo per sé, eccetera, eccetera. E quindi facendo questo, quindi realizzando i propri bisogni fondamentali, ecco, nello stesso tempo si è anche più felici. Però la felicità appunto non è l'obiettivo primario, ma piuttosto invece un qualcosa che accompagna, no, una vita significativa, perché appunto si sono realizzati quei bisogni primari che appunto prima Frank ha descritto. Ecco, allora subentrerei io con un'altra domanda. Poi ne ho un'altra anch'io, e poi possiamo eventualmente chiedere agli altri. Va bene. Vai. No, ecco, io volevo chiedere questo. È una cosa, per molti lettori, per molti di coloro che seguono la nostra presentazione, ecco, questo binomio, no, tra una parte essere, perché Frank insiste molto sull'autorealizzazione, sulla realizzazione di sé, e poi soprattutto su vivere in modo autonomo, no? Una vita autonoma. E dice che appunto l'autonomia è essenziale per avere una vita significativa. Allo stesso tempo però dice anche che per avere una vita significativa è importante dedicarsi agli altri, creare delle relazioni solide e avere un impatto, no? un effetto positivo sulla vita degli altri. E quindi da un lato abbiamo una parte, come dire, una pulsione che si centra, no, va nella direzione di me, insomma, della mia autorizzazione, dall'altra una pulsione che invece va nei confronti, va in direzione degli altri, no, di essere solidali e di aiutare il prossimo. In realtà nel suo libro si capisce che sono due facce della stessa medaglia, no? Per cui non c'è quasi una cosa senza l'altra. Vorrei appunto che Frank che spiegasse, no, come questo individualismo, no, e allo stesso tempo questo altruismo riescono appunto ad andare insieme e ad essere complementari. Yeah, so
What I would like to ask Frank now is, you say that it's very important for us in order to have a meaningful life, to self realization. So realize ourselves and what we have inside our inner self, and also to live independently, autonomously, according to what we really feel inside as significant for us. But at the same time, you say that it's very important. I mean, it is as much important as this thing to consider the other, to help the other, to be helpful with the others. So it's very important to have a positive impact on the life of the others in order to make a positive impact on the people and society around us. And for people, I mean, who haven't considered these aspects, may appear a little bit strange, you know, that two tendencies that may be kind of opposite, they in reality go together and are complementary. So could you explain this this aspect, the relationship between these two things? I mean, individualism and autonomy, and at the same time, altruism and solidarity. Yes, that's a good question. And in a way, I argue that our life is always about balancing these two aspects. So like, that some people might only think about themselves and only like realize their own selves by like ignoring other people. And that's usually not a very healthy lifestyle. That's very like selfish lifestyle, to just think about yourself. But then there are other people who don't think about themselves enough, who only sacrifice for themselves, for others, only care about, only like serve other people's needs without never stopping to think, what I myself want to do in life. And that's not like a very healthy lifestyle either. So the kind of like the right lifestyle or the better way of living is about like trying to find some kind of balance between these two, making sure that you know who you are and what you want to do in life, but at the same time also making sure that you are connecting with other people. And I think that in quite many cases they are actually not like in opposition to each other, because we humans, we tend to realize ourselves together with others. So many of the activities that we do feel much more meaningful when we do them with others. You know, for example, myself, I like playing soccer or playing football with my friends. And that's very enjoyable activity, something I feel that I'm like realizing myself when I do it. But at the same time, it's something where I'm connecting with other people. So realizing oneself and connecting with other people there are many, many activities where both of these things are happening at the same time. And people quite often like feel that one of the places where they are able to realize themselves is when they find out people who are similar to themselves, that they find that, hey, with these people, I'm able to be more myself than I could be without these people. So we quite often are able to realize ourselves through other people and with other people rather than being opposed to other people. Sì, allora chiaramente queste due tendenze sono apparentemente contrapposte, nel senso che ci sono persone estremamente egoistiche che pensano solo a se stesse e invece persone che sono disposte o hanno come tendenza naturale a sacrificarsi anche eccessivamente per gli altri, trascurando ovviamente se stessi i propri bisogni individuali. L'ideale quindi è cercare di raggiungere un equilibrio o comunque di diciamo conquistarselo giorno per giorno tra queste due tendenze naturali dell'essere umano. Cioè riuscire a mantenere in equilibrio appunto la propria il proprio bisogno di autorealizzazione, di autoaffermazione di sé, che è più individualistico, con però l'altrettanto valido bisogno di restare connessi con gli altri, quindi relazionarsi a loro. Ma in realtà, come dice Frank, pensandoci bene, questi due impulsi non sono poi così contrapposti, non si escludono a vicenda sempre, anzi, spesso ci si rende conto che, ad esempio, il primo, quello di realizzare se stessi,
e di appunto dare voce ai propri bisogni individuali, si può realizzare meglio e più compiutamente insieme agli altri. E lui fa l'esempio del calcio, ad esempio una sua passione personale con cui lui diciamo, in qualche modo realizza se stesso, ma facendolo con gli altri chiaramente vive un'esperienza molto più completa e molto più ricca di significato. C'è una frase molto bella che ha detto, ovvero quando noi riusciamo a realizzare noi stessi, non in contrapposizione con gli altri, quindi in una logica di opposizione, di lotta, di conflitto, bensì in una logica di inclusione, di confronto, noi riusciamo a realizzare noi stessi attraverso gli altri, stando insieme agli altri, perché con queste persone troviamo quelle affinità, quelle somiglianze che ci completano e noi riusciamo a essere più noi stessi insieme agli altri, insieme a queste persone. E quindi in questo modo queste due tendenze apparentemente contrapposte si conciliano e sono, diciamo, i momenti migliori che possiamo vivere. Bene, io vorrei poi fargli probabilmente un'ultima domanda. Uno degli ultimi paragrafi del libro di Frank si intitola «Vivete la vostra vita non come un progetto, ma come una storia». Ecco, allora io vorrei chiedergli che cosa intende, che cosa significa questo titolo. One of the last paragraphs in your book is called Live Your Life Not as a Project, but as a Story. I would like to know what do you mean by that? Yes, so in the end I'm kind of like argue that in the modern Western lifestyle, we quite often come to think about our lives as some kind of projects, that we always have some projects going on. Our work careers is a certain project that we want to like advance certain ladders there. But also our hobbies are quite often projects that we don't go jogging, just go jogging, but we have some like target there that, hey, I want to run a marathon, or want to run something in a certain time and so forth. I want to improve my personal best at a certain distance and so forth. So this project-based idea of our living is like quite big nowadays. And I'm trying to like remind the reader that in the end, our lives are not projects, that they are like, there are stories rather than projects. So we should like approach our own lives as stories, because in stories, there are many things happening in stories. So in a project, if something bad happens, it's like an object to the getting to the goal that you're trying to reach. But in a story, like stories will be very boring if there wouldn't be anything bad happening during the story. That would be very boring. No, nobody would want to read a book or watch a movie where the main character, everything goes right from start to finish. So by approaching our lives more as the stories, we can like more appreciate the various things that happen in our life, and both the good things and the bad things, and both the things that we have chosen and the things that we didn't choose that just took place in our life. And that's kind of like one of the ultimate messages that I want to leave the reader with, is to remind them that it's nice to have projects as part of life, but like don't confuse the projects with the life itself, because life itself is always broader than the projects, and life itself is more like a narrative story than any project. So I quote this saying by this Alan W. Watts, who is this Zen philosopher, and he was saying that we should think about life as like music, because if you think about the musical piece, the point of the musical piece is not to get to the finish as quick as possible, you know, that the best players are not the ones who play some Beethoven symphony as fast as possible, but the best composer, they take time to let the music play. And in a way, like, we should approach life the same way, that as long as the music is playing, we can still dance, we can still listen to the music and enjoy it. And that's kind of like the attitude that we should have towards life as a whole. Allora, sì, la vita nel mondo, ecco, nel mondo moderno, noi facciamo un sacco di progetti. Andiamo anche a concepire la nostra stessa vita come un lungo progetto.
I nostri hobby, per esempio, sono spesso li concepiamo come dei progetti. Tutto quello che facciamo viene da noi considerato come un progetto, anche quando, non so, andiamo a correre, ecco, abbiamo sempre un progetto, quindi abbiamo sempre un qualche obiettivo in mente, quindi migliorare, per esempio, i nostri tempi nel caso della corsa. Ecco, e tendiamo però anche a fare lo stesso con la nostra vita, con il rischio di non viverla, no? Perché considerandola come un progetto, in realtà siamo sempre oltre e non la viviamo. E quello che invece dovremmo fare è considerare, dovremmo considerare, cercare di considerare la nostra vita non come un progetto, ma come una storia, perché le storie sono infinitamente più complesse dei progetti. Progetti, c'è sempre quella cosa lì, no? Che vuole essere una cosa positiva, un risultato raggiunto, mentre invece la vita è qualcosa di molto più complicato, dove succedono tante cose, nel bene e nel male, quindi a volte cose belle, altre volte cose brutte. Se succedessero sempre cose belle nella vita, la vita poi alla fine sarebbe una cosa noiosa. Quindi in realtà la vita ha questa caratteristica, no? È molto complessa, succede di tutto, molte delle cose che succedono le abbiamo volute, altre cose non le abbiamo volute, ma in qualche modo le abbiamo patite. Ma questo appunto fa parte della vita. Quindi i progetti sono una cosa, è bene averne, è bene fare progetti, ma è importante non confonderli con la vita. Per concludere, ecco, Frank dice che la vita è più come una musica, no? Riprendendo Alan Watts, dice che la vita, no, appunto, prendendo questa metafora di Watts, è un po' come una musica, e quando noi sentiamo della musica, no, l'importante non è arrivare alla fine, no, a raggiungere la fine di una sinfonia, di un pezzo, ma l'importante appunto è viverla, no, e farne esperienza. E d'altronde, finché c'è musica, finché la musica suona, noi abbiamo la possibilità di danzare, quindi appunto danziamo. Allora, su queste bellissime parole di Watts, volevi aggiungere qualcosa, Federico? No, sì, in realtà c'è una domanda, non so se hai visto Sì. anche tu, di Ah, sulla una, chat, sì. sulla Che chat, sì, una tra nostra l'altro amica. in qualche modo si collega a quello che Sì, abbiamo infatti, è appena molto detto. Sì, pertinente, sì. sì, sì. E dice che la leggo comunque. Sì. Dice un filosofo italiano, Luciano De Crescenzo, che ha speso la sua vita di studioso e divulgatore ad avvicinare anche i più inesperti ai problemi sollevati dalla filosofia, come mi pare faccia anche lei, riferita a Frank Martella, ha scritto: molti studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla. Lei è d'accordo? Grazie per questo incontro. Frank, we have a question from a person who is online with us, connected here to us, and she asks, the Italian philosopher Luciano De Crescenzo, who spent his own life trying to get people in touch with philosophy, and trying to to make philosophy accessible to those who haven't a particular philosophical background or a good philosophical knowledge. This Italian philosopher once wrote, many people study and try to understand how to extend life. Instead, should we try to widen it? And she asks, "Do you agree with this phrase
from by Luciano De Crescenzo, and she thanks you for being here. Yes, I think that's a good way of putting it, that, you know, that yes, we should not only think about like how long our life is, but like much more about like how rich our life is during those days that we have. So like not only focus on like lengthening the life, but just thinking yes. about our each and every day of our lives and how broad and rich these days are. And I guess like just by savoring what we have and like being aware of what is happening in our everyday life, we can also already enrich it quite much, because especially when we are in this project mood, we might just like, you know, let life pass and the days go by, because we are all the time concentrating on something in the future. We are getting somewhere, so we are not like aware of what is happening right now. So just by being more present in here and now, what is happening right now, and paying attention to that, we can already quite much enrich our life. Because in the end, I feel that the key sources of meaning, they are not something like very exceptional, but something that which is quite much part of our everyday life. You know, meeting with your loved ones, with your family or your friends, that's not something exceptional, but something that actually takes place almost every day. And we should be just aware of that, and like we might remember the privilege of being able to do that during these days, and that already can be quite important to enhancing the meaning of our lives. Sì, effettivamente Frank dice che è d'accordo con sembra un bel modo di vedere la questione della vita, no? Perché appunto dice che dovremmo effettivamente concentrarci sulla nostra quotidianità, sui vari momenti che compongono la nostra quotidianità, cercare appunto di arricchire, no? questi momenti il più possibile. Quando invece, se per esempio, per tornare al progetto, ecco, continuassimo la vita come un progetto, saremmo sempre in protesi verso il futuro e lasceremmo che la vita passi senza in realtà viverla, perché guardiamo sempre oltre, verso il futuro. Invece non ci concentriamo sul presente, no? Sul fatto di essere qui ora, di viverla nel qui nell'ora. E in realtà poi, se lo facciamo, ci accorgiamo che sono fattori essenziali, chiave per vivere una vita significativa, ricca di significato, sono in realtà non sono cose eccezionali, non sono realtà, avvenimenti eccezionali, ma sono appunto le piccole cose del quotidiano, come per esempio incontrare gli amici o stare con la famiglia. Quindi, ecco, per rendere la vita veramente ricca di significato, no? Per sentirla come tale, dovremmo sempre essere consapevoli di questo grande privilegio che abbiamo, appunto, di poter essere qui e di poter fare tutte queste cose che per noi sono molto importanti e significative. Se ci sono altre domande. Nessun'altra domanda? In realtà siamo già passato un'ora, quindi. Sì. Non so, hai qualcosina da chiedergli anche tu? O... No, io direi che abbiamo parlato abbastanza. Sì, vediamo se c'è ancora qualcuno. Vari aspetti. Va bene, allora potremmo concludere qui la serata, e se non ci sono altre domande, ringrazio molto, molto Frank per essere stato qui con noi, per aver parlato con noi sul suo libro. Invitiamo appunto tutti i nostri lettori a comprare e a leggere questo libro, perché appunto in modo accessibile affronta, ecco, un problema che è una questione filosofica veramente, veramente basilare, veramente essenziale, e però appunto
lo fa in quest'ottica, con questo approccio, che ce la rende molto, molto vicina, molto... E quindi veramente molte grazie a Frank, veramente ringrazio Federico Zaniboni che ha tradotto il libro insieme qui al sottoscritto. Grazie. E niente, quindi auguro a tutti delle buone vacanze, ci rivedremo poi in autunno quando i nostri incontri riprenderanno. Ok, so Frank, thank you very, very much for our chat. We have really appreciated being here with you and talk about your book. So which I say and I confirm is very very interesting book because allows us to approach a difficult matter in an accessible way, in a very effective and accessible way. So it is a really interesting book on a really interesting topic, and I really thank you for having written it and for having presented it to us tonight. Yes, and thanks for you for the great work with the translation. That's it's great to know that the book is like available in different languages. And of course, like I will not be able to read very much about just the Italian version, but it's very very. I'm very pleased that you have taken this effort to translate it to the new audience. And thanks also for this talk. It was good questions and an interesting conversation. Okay. It was a pleasure. Thank you very much. It's been a pleasure. Yeah. Okay, and so have a nice holiday and have a nice summer. Yes, and, summer. Yes. maybe we will see in the future. I've never been to Helsinki, and I will like to go someday. Yes, yes. Yeah, me too. Yeah, let me know if you end up in Helsinki in the future. Definitely. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.